Questi 5 minuti di ritardo, ecco, Marco è già collegato con noi. Come va, Marco? Benissimo, grazie. Ecco, scusa, ti ripeto per questo sforamento, ma era una questione veramente, come avrei potuto vedere, una questione che meritava, diciamo, questo sforamento. Marco. Assolutamente, stavo seguendo ed è cosa assai importante seguirla. Questi sono quei casi che, come spesso accade, sono i radicali, poi dopo siamo capaci di portare avanti per verità e giustizia, appunto, no? Quelle immagini che abbiamo visto prima, la ripresa che è stata trasmessa da Rai 3, è qualcosa veramente di sconcertante. Ma soprattutto il tema, diciamo, dei trattamenti sanitari obbligatori o anche proprio della psichiatria che non è assolutamente trattato e considerato, è una cosa di cui spesso non si deve parlare, no? Quindi magari E infatti. è quindi bene invece che venga approfondito questo argomento. Bene, Marco, ci ho detto, io ti lascio la linea per questa mezz'ora, abbiamo cominciato alle 13.35, quindi fino alle 14.05 hai il tuo spazio con Qui Calabria. Le notizie dalla Calabria e di cosa ci parlerai, Marco? Allora, oggi terminerò un po' l'esposizione della relazione sull''ndrangheta che è stata presentata in occasione dell'assemblea straordinaria di Radicale del 19-20 giugno 2010 si è tenuta a Falerna presso l'hotel Eurolido. Poi dopo un po' ci sono due notizie di rassegna stampa, quindi un aggiornamento su quell'importante operazione da parte della direzione antimafia che ha portato avanti questa operazione chiamata Crimine, che ha portato all'arresto di 304 persone, quasi tutti convalidati, per cui l'impianto accusatorio in fase di udienza preliminare regge, e poi un breve aggiornamento sulle iniziative di Calabria Radicale. Perfetto Marco, io ti lascio la linea, come ben sai mi vado ad occupare anche del mio stomaco, ti lascio la Ed è linea anche giusto che sia così. e ci vediamo alle 2.05 quando sarà finito il tuo collegamento. A te la linea Marco. Bene, ti ringrazio molto. Allora, per quanto riguarda la relazione sull''ndrangheta, come dicevo prima, presentata in occasione dell'assemblea straordinaria di Calabria Radicale il 19-20 giugno scorso, allora possiamo ripartire, meglio, dalla parte propositiva, facendo proprio mezzo passo indietro, dove eravamo rimasti domenica scorsa proprio all'aspetto delle confische. Quindi passiamo al capitolo confische, e appunto negli ultimi 2 anni beni confiscati alla mafia sono stati 4.450 per un modesto valore di circa 2 miliardi di euro. O meglio, il dato è apprezzabile in termini assoluti perché 2 miliardi di euro è una cifra sicuramente apprezzabile, ma è veramente modesto se paragonato al volume dei beni sequestrati, 9 miliardi. Da giugno adesso se ne sono aggiunti ancora altri 2, per cui 11 miliardi, e soprattutto se questo dato è paragonato ai volumi e agli utili della criminalità organizzata nel suo complesso, te lo voglio ricordare, 260 miliardi di fatturato, di cui 130 di utili negli ultimi 2 anni, per cui 2 miliardi di confische su 130 miliardi di utili netti da parte della criminalità organizzata nel suo complesso in Italia, è una cifra assolutamente modesta e che viene spacciata per lotta alla criminalità organizzata, che invece è assolutamente insufficiente, assolutamente inefficace, e devono essere sicuramente potenziati gli strumenti in mano ai magistrati per incidere realmente su questo problema. E oggi in realtà, ecco una cosa importante, manca uno studio fondamentale per portare al giusto grado di consapevolezza della pericolosità dell''ndrangheta e delle mafie in Italia e nel mondo anche. Uno studio che analizzi le conseguenze attuali a medio e lungo termine della massa di denaro che gestisce la criminalità organizzata nell'economia legale. E negli ultimi 10 anni l''ndrangheta, per esempio, ha fatto affari d'oro, e gli utili generati possono essere stimati in una cifra di circa 150 miliardi di euro. Se paragoniamo quindi i dati delle confische, ci accorgiamo veramente dell'accelerazione degli strumenti che necessita la magistratura per contrastare seriamente la criminalità organizzata in Calabria.
Purtroppo questo confronto demolisce appunto tutta la strategia di comunicazione del Ministero degli Interni, che bene farebbe a studiare come attrezzarsi con più efficacia nella lotta alla mafia, perché ormai è riconosciuta da tutte le parti coinvolte da qualche tempo, anzi già da parecchio tempo, che la lotta alla criminalità incide sul serio quando le cosche sono private dei patrimoni, i volumi dei sequestri e delle confische, per arrivare a dire che siamo sulla strada giusta, che i colpi alla criminalità siano davvero duri, hanno bisogno di un'accelerazione molto forte, perché faccio un esempio: se tu sequestri uno e quelli fanno utili per 100, è come voler svuotare il mare con un secchiello, e qui invece parliamo di miliardi e miliardi di euro. Allora, la commissione mafia politica, sono provato ormai da decine se non centinaia di processi e da numerosi scioglimenti di consiglio comunale che in Calabria si sono registrati copiosamente. Concretamente però resta un concetto astratto, soprattutto nell'oggi. Vado a spiegarmi meglio: mafia e politica a braccetto che perseguono i propri obiettivi a fare sempre qualcosa che appartiene alle certezze del passato e assume contorni eterei nell'oggi, ecco, nel presente. Notizie come le indagini sull'antimafia su almeno 4 esponenti politici calabresi sotto la lente della magistratura, perché si sospetta che siano stati eletti con i voti veicolati dalla 'ndrangheta, passano sui quotidiani come meteore. E solo adesso, appunto, le elezioni regionali si sono svolte a fine marzo, solo adesso la commissione antimafia incomincia ad analizzare i dati sui candidati che provengono dalle prefetture. Intanto la classe dirigente dichiara che bisogna contrastare più efficacemente le infiltrazioni mafiose nelle istituzioni, ma non giungono mai proposte concrete, questo è il problema, e ha pure analisi nelle commissioni, voti d'aula e conseguentemente leggi da applicare. Mi permetto di avanzare una proposta che per i radicali non è per niente una novità, ma oggi più che mai potrebbe rappresentare un efficace strumento di contrasto alle infiltrazioni della 'ndrangheta nelle istituzioni. Propongo, cosa già fatta durante la scorsa campagna elettorale, di cambiare il sistema elettorale attuale per il rinnovo del Consiglio regionale. Oggi in Calabria vige un sistema con liste provinciali di candidati che permette alla criminalità di veicolare un numero tale di voti di preferenza da determinare l'elezione del candidato desiderato, sia in maggioranza che all'opposizione, a convenienza insomma. Questo accade perché il sistema elettorale è funzionale, è funzionale ad un aspetto che la 'ndrangheta ha, una sua caratteristica, coincide con uno dei suoi maggiori punti di forza, vale a dire l'omogeneità della presenza e quindi del controllo sociale che esercita sul territorio. Conseguentemente l'estensione del collegio elettorale, che è su base provinciale, l'ideale per far confluire un gran numero di voti di preferenza su un singolo candidato e determinarne le elezioni. Proponiamo noi radicali di cambiare questo sistema con quello del collegio uninominale a turno unico, dove a concorrere per il seggio di un territorio molto più ristretto, 40, 45, 50 mila elettori, sia il candidato di uno o più forze politiche coalizzate, sistema che potrà contare su un premio di maggioranza, per esempio, per garantire la governabilità della regione e allo stesso tempo la presenza di una minoranza molto forte che possa controllare tutto. Con il sistema del collegio uninominale a turno unico, collegio piccolo quindi, i voti espressione della 'ndrangheta non sarebbero più sufficienti per determinare con la precisione odierna l'eletto. Il voto di scambio non conterebbe più numericamente in modo decisivo e in più i partiti sarebbero costretti a presentare sul territorio del collegio la persona più rappresentativa del luogo, la più conosciuta e quindi quella più vulnerabile sul piano dell'onorabilità, se questa fosse. Questa iniziativa sarà presentata in modo articolato fra qualche settimana. Bene, io qui devo dire che questo qualche settimana purtroppo sono passate, ancora noi vogliamo giungere come Calabria Radicale ad una formulazione di una vera e propria legge di riforma, una proposta di una vera e propria legge di riforma del sistema elettorale. Ci vogliamo arrivare anche con altre forze, per cui si stanno intensificando i contatti anche con altre forze politiche per presentare una riforma organica della materia elettorale regionale in Calabria. E quindi abbiamo in mente di presentare poi tutto chiaramente con una
conferenza stampa e contestualmente solleciteremo tutti i partiti nell'esprimersi e nell'esprimere le loro proposte, verificando se realmente c'è tutta questa voglia di contrastare le infiltrazioni dell''ndrangheta nelle istituzioni di cui si parla tanto, ma non si agisce mai. Sì, perché vedete, le declaratorie di partiti, i codici etici, le dichiarazioni, la pubblicazione dei certificati penali dei candidati su internet, questa è solo teoria, utile, interessante, ma solo per la campagna elettorale. L''ndrangheta purtroppo in questo momento ci ride in faccia rispetto alle teorie e ai proclami elettoralistici. E solo interventi pratici che impediscono l'elezione dei candidati collusi può porre una barriera vera alle infiltrazioni mafiose negli organi elettivi, e in tal senso il sistema elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale attuale fa acqua veramente da tutte le parti. Addirittura favorisce le infiltrazioni col sistema che vi spiegavo prima, e quindi la nostra proposta vogliamo che sia discussa, vogliamo che la politica tutta si assuma la responsabilità di dire con un sì oppure con un no motivato, cosa vogliono fare. Vogliamo che la politica tutta, se non gli piace il collegio uninominale a turno unico con la nostra proposta, si assuma la responsabilità di avanzare altre proposte e dimostri di passare dalle sterili parole a fatti concreti. Poi la seconda proposta, anche questa rientra nell'offerta politica che i radicali avanzano da qualche anno: l'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Questo è un argomento molto articolato che possiamo riassumere con atti di trasparenza totale su tutto. In questa sede adesso mi concentrerò solo su un aspetto, che è poi quello con la ricaduta più ampia rispetto al contrasto alle attività dell''ndrangheta. E le imprese legate alla criminalità organizzata calabrese introitano ogni anno quasi 6 miliardi di euro degli appalti pubblici, oltre alle truffe e danni dello Stato e dell'Unione Europea sui contributi. Fiumi di denaro spesi male, controllati peggio. Opere di scarsa qualità, quando queste riescono a realizzarsi, perché tante diventano opere incompiute che giacciono all'abbandono con uno sperpero di risorse pubbliche che grida soltanto vendetta. Imprese inesistenti, con stabilimenti pieni di macchinari e lavoratori ma solo sulla carta. E molte opere, da quella più grande ed evidente sul territorio calabrese, cioè l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, che merita proprio un capitolo, una trasmissione a sé, e danno la netta percezione di una qualità almeno dubbia nella realizzazione dell'ammodernamento, di questo ammodernamento, quello che Pietro Ciucci, il presidente dell'ANAS, dice la nuova A3. E questa percezione si ha spesso nelle città e nei piccoli comuni, su tutta una serie di opere e impianti che si deteriorano velocemente, la manutenzione ordinaria, straordinaria, che sembrano lasciare lo stato di cose quasi immutato, le spese folli dell'amministrazione su alcuni beni, le consulenze inutili, l'acquisto di servizi con criteri che non vadano né alla proprietà né all'economicità. Faccio un solo banale esempio attraverso una domanda: quante amministrazioni pubbliche hanno scelto il software libero e gratuito a costi molto contenuti rispetto a quello chiuso e coperto da licenze riservate? Eppure in termini di qualità questi prodotti non hanno proprio nulla da invidiare ai pacchetti delle migliori, come si dice in queste circostanze, delle migliori marche. E allora, torno alla proposta. Trasparenza totale su tutti gli appalti e le forniture della pubblica amministrazione, a ogni livello. Oggi non esistono appalti o forniture che non abbiano alle spalle una delibera, una relazione, oppure una richiesta motivata e soprattutto un fascicolo che racconta il suo iter dettagliato fin dall'inizio, appunto qui l'esigenza da parte della pubblica amministrazione, alla sua conclusione, il pagamento e quindi la fatturazione ed eventualmente il servizio di assistenza post vendita o dopo la realizzazione. Purtroppo le norme sulla trasparenza amministrativa e gli accessi agli atti sono un insieme di norme burocratiche complesse, completamente insufficienti per realizzare la trasparenza totale su tutto che noi auspichiamo, e non permette studi e comparazioni, incroci dei dati e ricerche che devono essere veloci, altrimenti non servono a nulla. È necessario quindi pubblicare tutto su internet in formato aperto. Spero davvero che ci sia che ci si dia una risposta convincente a questa richiesta, perché non possono essere pubblicati per esempio su internet in formato aperto tutta la documentazione degli appalti della pubblica amministrazione. Questo non si capisce perché non è possibile.
i contratti di fornitura, per esempio, la documentazione integrale degli acquisti, perché non può essere pubblica? E può avere diritto o no il cittadino di conoscere perché è stata indetta una gara, visionare i progetti, le relazioni, chi ha partecipato alla gara, chi l'ha vinta, se ha dato in subappalti lavori a chi, a che prezzo, chi sono le imprese assegnatarie e subappaltatrici, come si chiamano gli amministratori e i soci, sia dell'uno che degli altri, le varianti, i costi, le relazioni e i documenti di collaudo. Vedete, questa è una quantità tale di informazione sul quale oggi è calato un velo totale di opacità e dove con gli strumenti dell'accesso agli atti è veramente difficoltoso arrivare. Quando si arriva dopo tanto tempo, si arriva con mole di carte esageratamente enormi e poi appunto il formato digitale che favorirebbe la comparazione di questi dati, con questo purtroppo non è possibile ottenerli. Cioè, io ho ritirato, ma proprio una cosa banale, nel comune dove abbiamo sede come associazione, al comune di Nocera Terinese, siccome sul sito internet del comune non era pubblicato lo statuto, e in più lo statuto pubblicato sul sito del Ministero degli Interni era una versione vecchia da aggiornare, allora sono salito in comune e non è stato possibile neanche averlo in formato digitale. Allora una sessantina di pagine hanno dovuto fare le fotocopie, anzi dovevano fare le fotocopie. Poi però ad un certo punto la segretaria comunale mi dice: ma noi abbiamo un problema che è molto banale, purtroppo è finita la carta e non ne abbiamo per fare le fotocopie. Allora poi abbiamo raggiunto un compromesso che mi sono preso una copia di servizio dello statuto e mi sono fatto le fotocopie io. Cioè, questo per dire, quindi come con questi strumenti, come possiamo diciamo arrivare a pretendere possiamo fare degli studi e delle comparazioni su decine, migliaia e altri pubblici? Ecco perché è importante la digitalizzazione di questi documenti, o meglio, questi documenti sono già ampiamente digitalizzati, devono essere solo riversati su internet, quindi un'operazione relativamente semplice. Insomma, tutto il fascicolo dell'appalto, della fornitura e dell'acquisto. Attenzione, pubblicato su internet in formato aperto, perché altrimenti la semplice scansione in immagini di una documentazione impedisce tutto quello che abbiamo detto adesso, per cui la comparazione. E il raggruppamento e anche la ricerca dei dati, che poi è alla base per capire e comprendere anche nei grandi numeri molti aspetti interessanti delle dinamiche nella spesa pubblica. E rivolgo adesso una domanda, cioè rivolgevo una domanda nel corso dell'assemblea a tutti quelli che erano presenti. Se potessimo, la domanda era questa: se potessimo leggere le relazioni dei collaudi delle opere pubbliche e conoscere tutti, ma veramente tutti i dettagli di quell'opera che abbiamo davanti, no? Quante domande sorgerebbero al singolo cittadino, al giornalista, all'amministratore stesso, osservando proprio lo stato del mondo? Secondo me tantissimi, e secondo me è questa la battaglia che noi dobbiamo portare avanti, ed è questa la strada giusta per avere veramente quella trasparenza totale e quel controllo dei cittadini su ciò che la pubblica amministrazione fa. E in chat è arrivato Carlos che ci dice: compagni, ciao a tutti. Quindi anch'io saluto Carles. Carlos, Oana 89 mi incoraggia, la ringrazio. Quindi adesso andiamo avanti. Ecco, quindi questo è il senso della proposta, no? Che fra l'altro non aggiungerebbe costi a quelli tuttora esistenti, poiché i siti internet delle varie amministrazioni pubbliche o sono già operativi oppure lo saranno a breve, visto gli obblighi delle innovazioni introdotte dal ministro Brunetta. Cioè, non sarà neanche necessario mettere in piedi strutture per la pubblicazione di questa massa di informazioni, perché attraverso le piattaforme CSM con licenza libera, Drupal per esempio, WordPress, è quella col quale noi abbiamo realizzato il sito www.calabreradicale.it, che avverto se magari qualcuno oggi va in aggiornamento, quindi potrebbero esserci delle disfunzioni. E questi sono, diciamo, piattaforme, software liberi, gratuiti, che sono scaricabili dalla rete, e la pubblicazione di un documento su un sito internet non è altro che poco più di un copia e incolla di un documento che già in formato digitale
perché create in formato digitale fin dall'origine per quanto riguarda gli appalti pubblici. Insomma, mettere in pratica questa grande operazione di trasparenza non ha oggi nessun impedimento tecnico o attuativo, è meramente una questione di volontà politica a tutti i livelli che deve stabilire se potrà essere fatto oppure no. E la relazione sull'Ndrangheta, che terminava appunto con queste due proposte, la proposta di passare ad una legge elettorale regionale a collegio uninominale a turno unico e la trasparenza totale su tutto per quanto riguarda gli appalti come prime due di una lunga serie di azioni veramente incidenti e pregnanti sulla lotta alla criminalità organizzata all'Ndrangheta, questa relazione con queste proposte finiva con quest'ultima parte, che è veramente breve, poco più di una frase. Peppino Impastato, e lo abbiamo visto nel racconto della sua vita nel film I 100 passi, urlava con tutta la sua forza davanti alla casa del boss Badalamenti che la mafia è una montagna di merda. E questo è uno dei passaggi veramente più toccanti del film, che ci lascia un esempio di rettitudine, onestà, di giustizia. Purtroppo anche l'Ndrangheta è una montagna di merda, e forse non è elegante chiudere una relazione in questo modo, ma è un po' un moto di ribellione, di rivolta, no? Che nella visione radicale difficilmente è politicamente corretta, ma sempre comunque democratica, rigorosa e non violenta. Ecco, così terminava la relazione sull'Ndrangheta presentata all'assemblea straordinaria di Calabria Radicale, che si è tenuta presso l'hotel Rolido a Falerno il 19 e 20 giugno 2010. Nella seconda giornata si è registrata anche la presenza di Marco Pannella, ci sono stati, diciamo, tanti altri ospiti, abbiamo tenuto questa assemblea che poi dopo non ha avuto la giusta eco su quelli che sono i mezzi di informazione. Quindi ci dobbiamo nuovamente riattrezzare e riproporre, ricreare delle occasioni e cercare di lottare per portare avanti questi obiettivi. Adesso voglio anche un po' aggiornarvi sul discorso della inchiesta crimine. Cioè, l'inchiesta crimine i primi di luglio ha portato in carcere 304 presunti affiliati all'Ndrangheta, la cui maggior parte sono stati arrestati in Lombardia. Per cui ciò che il prefetto di Milano e che lo stesso sindaco di Milano, Letizia Moratti, dicevano, che sì, abbiamo la guardia alta, ma l'Ndrangheta in realtà in Lombardia non ha penetrato il tessuto sociale come lo è in Calabria, cioè niente di tutto questo. Quale, diciamo, errore madornale, perché questa inchiesta ha dimostrato e portato in carcere più di 300 persone, e non erano soltanto affiliate all'Ndrangheta che commerciavano in droga, ma abbiamo visto implicati anche diciamo una parte politica. Ecco, ci sono degli sviluppi di cui ci porta a conoscenza Calabria Ora nell'edizione di ieri, e che titola Crimine, che è il nome dell'inchiesta, 490 indagati a Milano, per cui, cioè, dopo i 300 errotti, i 200 errotti arresti e un centinaio in Calabria, ci sono ancora 490 indagati a Milano. Ecco, perché questa inchiesta inevitabilmente non poteva non dividersi in tanti tronconi. Allora, Carlos ci scrive nella chat: Peppino Impastato fu ucciso il giorno del rapimento di Aldo Moro, purtroppo nessuno si ricorda di lui. Sì, questo è vero, è stato un po' meno, devo dire la verità, negli ultimi anni, ma nei primi anni dopo l'uccisione di Peppino Impastato veramente questa figura era stata completamente cancellata dalla storia dell'antimafia. Peppino Impastato è stato veramente un esempio di lotta alla mafia con quella rabbia con il quale sbeffeggiava tutti i giorni. E vedete, un esempio del genere c'è tutt'oggi ancora in Sicilia, molto interessante, anzi invito chi ci sta ascoltando adesso a cercare con un motore di ricerca Telegiato,
ecco, teleiato che è gestito e fatto diciamo tutti i giorni con un ampio notiziario locale, appunto San Giuseppe Iato parla anche della questione di Palermo, e soprattutto questo notiziario è incentrato sulla mafia. Allora, dicevo prima, Calabreora ci dice: crimine, 490 indagati a Milano, inchiesta bis sul clan del Tirreno, colletti bianchi e conti cifrati svizzera. Ecco, i conti cifrati svizzera, questi non mancano mai. E oggi poi si aggiungono dei particolari: la moglie non si candida e la mala vota il marito. Ecco, quindi siamo entrati in una zona adesso di quella commistione, insomma, fra mafia e politica. Crimine e le regionali lombarde, da Gariboldi ad Abelli, poi c'è un Chiriaco coinvolto in questo, che era il direttore generale di un'ASL, e insomma questo sono un po' i risvolti di tutta questa situazione, che non fanno altro che provare la commistione fra mafia e politica. Claudio Scaldaferri, sempre nella chat, ci dice: Peppino Impastato fu ucciso il giorno del ritrovamento del corpo di Aldomoro. Esatto, sì. Carlos Teleiato, Teleiato messo fra i preferiti. Fatto bene, Carlos, perché è veramente un'ottima TV, e la famiglia Maniaci è assolutamente straordinaria. Sono stati minacciati, gli hanno bruciato la macchina, loro imperterriti e con paura, ma allo stesso tempo con coraggio, continuano ad andare avanti. E Letizia Maniaci, che è la figlia dell'ideatore di Teleiato, e che lavora lì in redazione e che fa quasi tutto, anche se un po' dietro le telecamere, cioè di un po' dietro le quinte, ha scritto anche un libro molto bello, molto interessante. E Roberto intanto è rientrato. Sì, ciao Marco, ripeto quello che dico sempre a questo punto quando rientro, scusate un attimo se ho spostato la cam, non ho seguito la tua trasmissione, però lo dico sempre, sarà possibile per me, come per tutti quelli che non hanno avuto la possibilità di seguirti dall'inizio, di rivederti sul nostro sito www.tvradicale.it. Assolutamente sì. Allora, io guarda, sentivo che parlavi di Peppino Impastato, e la storia di Peppino Impastato è una storia veramente straordinaria. Ma così com'è, ecco, ricordavo anche Peppino Impastato, che lui aveva messo in piedi quella radio antimafia, e adesso c'è uno splendido esempio di TV locale antimafia che è Teleiato, che consiglio veramente a tutti. Io mi prendo l'ultimo minuto per questa trasmissione domenicale, rimandandovi poi alla prossima settimana, dove vi anticipo che quasi sicuramente la puntata di domenica prossima sarà quasi interamente dedicata alla mitica Salerno-Reggio Calabria. Oggi questa delizia, fantastica autostrada a 6 corsie, vero? Esatto, a 6 corsie. In cui 5 sempre con lavori in corso. Esatto, e quindi la prossima settimana, e mi sembra proprio opportuno perché l'esodo di questo fine settimana, e perché continuerà anche nel prossimo fine settimana, mi sembra opportuno parlarne, perché noi su questo abbiamo condotto un'inchiesta, abbiamo fatto aprire anche un'indagine dai risvolti assolutamente imprevedibili, e poi ne parleremo domenica prossima, anzi ecco, stimolo la vostra curiosità su questo, perché l'indagine che è stata aperta a Cosenza ha avuto, diciamo, un epilogo veramente, veramente particolare. E quindi cosa vi devo dire? Le iniziative di Calabria Radicale procedono. Allora, c'è domani una riunione di direzione, ci si avvia a formalizzare quella che è un'iniziativa che parte proprio dalla prossima settimana. Noi registreremo un nome a dominio nuovo che sarà www.amanoceraterinese.it. Allora, questo AMA sarà poi un po' Riferisce alla storia della discarica, immagino. Si riferisce non solo alla storia della discarica, ma la storia della discarica, che era un problema sotto le nostre finestre, noi ce ne siamo occupati con forza ed energia, ma semplicemente come esempio di lotta politica. E quindi questo ha già avuto un risvolto, che è questo: apriremo questo dominio internet www.amanoceraterinese.it, sul quale
Ecco, quello che si recrimina alcune volte ai radicali, no? Fate politica alta, vi occupate dei problemi della fame nel mondo, delle galassie, dei pianeti, tutto, però poi dopo nel locale. No, non è vero. Noi radicali siamo anche capaci di fare politica radicale nel locale, nel condominio, nella circoscrizione, nel sottoscala, se volete, e cercheremo di dimostrarlo con l'apertura di questo sito, che avrà come obiettivo politico non solo, ecco, già lo descrive tutto, no? Amanoceratelinese.it già descrive quello che è l'obiettivo politico nostro. Penso che non ci sia molto da aggiungere, e noi lanciamo questa iniziativa con la speranza che possano nascere tanti altri siti, che possano essere amalacalabria.it, che può essere amalamiafrazione.it, che può essere amacosenza.it, la città capoluogo, la provincia, quello che volete. Uno stimolo per fare politica locale, perché ne vale la pena ed è assolutamente necessario. C'è tanto bisogno di fare politica, di fare da stimolo per le cose giuste, veramente a tutti i livelli. Io, se non ci sono domande, con questo chiuderei. Dimmi tu se hai qualche domanda, Roberto. Marco, io avrei tante domande da farti, però il tempo è tiranno, è espressione abusata, ma quanto mai reale in questo caso, quindi rimandiamo queste domande alla prossima occasione. Io bene, ti ringrazio, come sempre puntuale la tua informazione sulla Calabria e sulla Calabria. Non abbiamo perso molti ascoltatori, quindi no, non abbiamo affatto persi, ti assicuro che io ne vedo molti di più. In questo momento ce ne sono 44 totalmente, compresi quelli di Facebook. E questo è un orario anche molto critico, perché ma veramente oggi c'è stato un impennamento di tutti degli ascolti, vuol dire che insomma il tam-tam che stiamo facendo via Facebook, e soprattutto ricordo il nostro sito www.tvradicale.it, sta dando i suoi frutti. Marco, io ti saluto. Allora, un saluto, e ricordate, l'Andrangheta è una montagna di merda. Grazie, salutiamo Marco Marchese, ricordiamo il segretario dell'associazione Calabria Radicale, lo salutiamo e ci prepariamo immediatamente al prossimo collegamento, che è per la rubrica Libreria Liberale, Liberista e Libertaria, condotta da Matteo Mainardi.